Allora, voglio cominciare con una preghiera per una persona speciale che sta aspettando che ci colleghiamo con lei in Skype. Ma prima di collegarci per questa preghiera di guarigione, volevamo ascoltare un messaggio in audio, perché il Signore oggi ci dà un premio. Ci ha dato un premio per il nostro lavoro per Lui. È un premio che vale più di tutti i soldi del mondo e vogliamo condividerlo con voi, perché anche voi ci state sostenendo tanto con il vostro amore e le vostre preghiere, ci aiutate tanto veramente. Quindi è un premio che ricevete anche tutti voi che state pregando per noi. Allora, se voi sapete, qualche settimana fa c'è stata una dolce sorellina, Noemi, di 13 anni, che ci ha inviato una domanda. E la domanda era: come faccio ad evangelizzare una mia amica della stessa età, di 13 anni, che è molto attratta del computer, dei giochi su computer, internet? E Noemi diceva: io voglio parlare di Gesù, anche se anche a me mi tentano queste cose, ma sto cercando di mettere Gesù sul primo posto, perché lo so che è la cosa più importante. Ma questa amica non vuole sentire molto. E come faccio ad evangelizzarla? E mi ricordo che in diretta abbiamo risposto e fratello Giuseppe le ha dato anche una profezia da Gesù. E il Signore ha detto che è vero che il demonio vi sta tentando a voi giovani, ma tu cammina sulla via stretta e dritta, e anche se sei circondata di lupi rapaci, vai avanti per me, le ha detto Gesù, perché tu sei una figlia speciale e avrai un premio nel cielo. E Noemi ha ricevuto con tutto il cuore questo messaggio, questa risposta. E adesso vediamo la sua reazione dopo che ha ricevuto la risposta da parte di Gesù. Un messaggio in audio da parte di Noemi. Cari fratelli e sorelle, sono la piccola pecorella Noemi. Oggi ho deciso di fare un audio per portare una testimonianza di Gesù. Fratello Giuseppe, presente il 24 quando Gesù mi ha inviato il messaggio tramite te? Ecco, è stato proprio di aiuto ed è arrivato con il tempismo giusto. Sai perché? Perché io sono stata tentata fortemente dal demonio, ma grazie a quel messaggio super incoraggiante e ai tuoi insegnamenti sto riuscendo a mandarlo via quasi del tutto. E quindi posso dire grazie Gesù e gloria a Gesù. Quel messaggio mi ha proprio fatto sentire vicino a Gesù. Io, riascoltandolo più volte, mi sentivo sempre più vicina a Lui, mi sentivo felice, mi sentivo coccolata, un'emozione fantastica direi. Sai, anche parlando di Gesù proprio, mi sentivo proprio felice, potente contro il demonio. Ho deciso di fare questo audio vocale per ringraziare Gesù e per aiutare altri fratelli o sorelline che magari ne possono avere bisogno. Con mamma ascoltiamo spesso le vostre registrazioni e non sapete quanto siete importanti, perché grazie a voi io sto scoprendo un sacco di cose, ma soprattutto sto imparando un sacco di cose. Fortunatamente i miei genitori mi hanno sempre cresciuto nella fede, ma le tentazioni sono sempre tante, mio fratello Giuseppe. Ma ora, ancora più di prima, so che io le posso sconfiggere perché ho in bocca la parola di Gesù. Voglio ringraziarvi ancora tante volte, perché tramite, come ho detto prima, i vostri insegnamenti e grazie alle parole date da Gesù, io sto riuscendo a sconfiggere tutte le tentazioni che possono essere a scuola, a danza, in giro. E come ha detto Gesù, sono circondata purtroppo da lupi rapaci, mio caro fratello Giuseppe. E questo però purtroppo non significa che io sono bravissima, anzi, faccio molti errori. Ora sto imparando a prendere piano piano la giusta strada. Grazie sempre a voi, a Gesù prima di tutti e poi a mia mamma che insiste, anche se io magari a volte il demonio mi tenta, mi dice uffa, io non ho voglia di ascoltare, però mia mamma
quando insiste, poi alla fine riesce. Io inizio ad ascoltare la parola e poi, quando magari devo smettere, non riesco, perché mi piace ascoltare la parola di Gesù. E come ha detto lui, quando una persona, qualsiasi pecorella, viene tentata, deve inginocchiarsi nella sua camera, oppure se è presente davanti agli amici deve inginocchiarsi nel suo cuore e provare ad aprire quella porticina e poi a chiuderla, anche se fratello Giuseppe è una cosa molto difficile, perché appena magari tu provi ad avvicinarti, se non sei abbastanza potente di fede, lui in qualche modo ti dà fastidio, ti stuzzica il demonio. Però se subito hai la parola di Gesù in bocca, piano piano riuscirai, come sto cercando di fare io. Ripeto, non sono perfetta, ma cercherò di fare di tutto per imparare ad essere vicino al mio vero padre. E poi, fratello Giuseppe, ti volevo chiedere una cosa. Io ho la mia nonnina che sta tanto male, ha le gambe tanto gonfie e gli esce un liquido. Mio padre, Gesù, ti prego, tramite questi fratelli dolcissimi, aiuta me e la mia nonnina a far sgonfiare queste gambe. Dammi la potenza a me, a mia mamma, di scacciare via il demonio che gli dà fastidio. E aiuta anche mia zia ad andare avanti. Vi prego, per questo pregate urgentemente, altrimenti nonna sarà ricoverata all'ospedale e poi cadrà giù di morale. Nonna, io ho provato sempre a farla ridere, a distrarla, ma lei non c'è niente da fare, purtroppo. Dice sempre, adesso il Signore mi viene a prendere. Ma io gli faccio, no, nonna, ancora non è arrivata la tua ora. Gesù lo sa quando ti vuole supportare in cielo. Lui ti vuole tanto bene, ma ancora io me lo sento, non è la tua ora, nonnina, goditi ancora la vita. Ora però purtroppo vi devo lasciare, ma una cosa è certa, vi voglio un mondo di bene. Un grande abbraccio alla sorella Dora, Angela, fratello Giuseppe, John e tutto il cast di Radio Blast. E un saluto a tutte le pecorelle e i fratelli che vi seguono e ascoltano i vostri insegnamenti preziosi dati da Gesù. Come al solito, grazie Gesù e viva Gesù! Amen, viva Gesù, amen. Noemi, sei veramente dolcissima. È la prima volta che ho sentito il tuo messaggio. Mi ha fatto piangere e ho pensato che, anche se in tutta la mia vita di missionaria non farò niente altro, solo questo, cambiare una vita, solo vedere il tuo cuore che è cambiato e dedicato a Gesù, vale la pena, perché è veramente un messaggio bellissimo, incoraggiante, si vede che sei sincera, che ami Gesù. A 13 anni non ho sentito mai qualcuno che parla come te, sinceramente. Ti ammiro, Noemi, ti abbraccio forte. So che ci stai ascoltando e sei insieme a tua madre e la tua nonnina Rina e ci state seguendo e fra poco ci colleghiamo con voi. Ma prima ascoltiamo anche un messaggio audio da parte di Fatima.